qualche dolcetto per i bambini. No, ma che no, Befana no, è questo? Scusate, non volevo essere... No, poi mi voglio inviare della risposta alla signora. Sì, ma questo non c'ha nemmeno un dolcetto per i bambini. Non c'è il dolcetto per i bambini, per i deputati. Solo il carbone per i deputati. Vediamo se c'è un dolcetto. Si vede che non li avranno meritati. Dobbiamo recuperare, eh? Ma quest'anno, ragazzi, solo quel carbone? No, ce n'è tanto. Allora, tiriamolo fuori, poi non c'è un pazzetto di carta per il dolcetto. Ci abbiamo anche la Abbiamo anche la paletta. I parlamentari si sono fregati dei diritti civili dei cittadini, il divorzio breve, le coppie di fatto, le separazioni. Rita Bernardini è la deputata che ha presentato un progetto di legge che comprende un po' tutto questo pacchetto del riformo di diritto di famiglia. E gli italiani che fanno? Gli italiani per adesso stanno qua, ci guardano. E poi che fanno? Che votano? Che votano dello scopo. Gli italiani nei periodi di crisi, a mio avviso, hanno sempre concepito il nuovo. Quello è vero. Però a periodi c'è stato il divorzio, a Brotto, negli anni 70, mica è facile, eh? Abbiamo anticipato i tempi, c'era il Vaticano. Che c'ho io? Riconoscimento di unione civile. Tu che c'hai? Vuoi riforma dei diritti? Domani arrivano i Remaggi, facciamo una cosa alla volta. Oggi la Befana, domani i Remaggi. Dove? Un bambino diceva, non facciamo. Dove i Remaggi? I Remaggi li portiamo a San Pietro per riprendersi il bottino. Senti, non sai che devi riprendere il bottino domani? Così piegato. Però che Befana sei. È la Befana del parlamentare, abbiamo pensato bene di portare il carbone, la nostra Befana ha portato il carbone ai parlamentari per come quest'anno si sono distinti nel fregarsene dei diritti civili dei cittadini. E ancora oggi bisogna spendere soldi e denaro e salute per poter divorziare, perché non c'è il divorzio breve, e non ci sono riconoscimenti delle coppie di fatto, dei matrimoni di persone dello stesso sesso. La riforma del diritto di famiglia è l'agenda politica che i radicali, Rita Bernardini e qui in particolare, hanno in solitario portato avanti quest'anno, mentre invece la gran parte del Parlamento e dei partiti, probabilmente per non infastidire il Vaticano e le varie gerarchie, hanno deciso totalmente di ignorare. Ecco, noi speriamo che questo anno che arrivi sia un anno invece in cui, oltre alle riforme economiche che questo paese ha bisogno, ci siano anche quelle riforme sociali per evitare che alla recessione si aggiunga anche una vera e propria depressione di chi ancora oggi non vede riconosciuti dei diritti fondamentali per quello che è, per quella che è la sua vita. Ringraziamo la Befana per aver solidarizzato con le nostre campagne per migliorare un po' questo paese sul piano della democrazia e della civiltà. Il Trattato di Nizza e di Lisbona hanno dato delle indicazioni ben precise. Europea. L'Italia è uno dei pochissimi paesi che fa finta di niente, sta girato dall'altra parte, se ne frega totalmente dell'evoluzione che ci sono nella società, delle evoluzioni che ci sono nelle famiglie, ed è ora di smetterla di considerare come famiglia solo quella del mulino bianco che piace tanto al clerical fondamentalista Giovanardi. Ci sono altri tipi di famiglie nel nostro paese che hanno bisogno di riconoscimenti, hanno bisogno di diritti, e sarebbe ora che questo Parlamento, anziché vivere di commissioni, di privilegi, di loro casta, si desse una mossa e si rivolgesse davvero a quello che la stessa Europa gli chiede. Siamo in Europa, non siamo in paesi talebani. Se vogliono i paesi talebani, questi signori se ne andassero da un'altra parte, ma non stiano in un paese che si definisce laico, democratico e civile, come dovrebbe essere l'Italia. Questioni. Noi abbiamo depositato in Commissione Giustizia una riforma organica di tutto il diritto di famiglia.
E in più abbiamo presentato anche la proposta di legge per il cosiddetto divorzio breve. Ebbene, questa è calendarizzata da un sacco di tempo, ci sono state le prime discussioni, da 2 anni sta lì immobilizzata questa proposta di legge, la nostra è stata esclusa perché faceva risparmiare agli italiani quell'anno pure di separazione legale, che quando insomma non c'è più niente da fare diventa solamente una spesa inutile per le famiglie, soprattutto quando le coppie sono d'accordo. Quello che avviene in tutti i paesi d'Europa purtroppo in Italia non può avvenire. Perché? Perché gli italiani devono spendere, pur essendoci 500.000 se non 700.000 coppie, gli italiani devono essere sempre emarginati, non vedersi riconosciuti i propri diritti, e per il divorzio devono adesso aspettare 3 anni di separazione legale. Nella proposta è previsto 1 anno, nella nostra proposta era eliminato pure l'anno, ma non è stata calendarizzata insieme alle altre. Insomma, io credo che se si parla dello sviluppo di un paese bisogna anche puntare sui diritti civili dei cittadini, e lo Stato non può ostacolare continuamente la vita di persone che si amano. Dobbiamo ricordare che con il divorzio, quando si ottenne il divorzio, fu possibile a tante famiglie di ricostituirsi, quindi è stato a favore delle famiglie, non contro le famiglie, e così come il riconoscimento dei diritti civili fondamentali può solo aiutare lo sviluppo di un paese che riconosce il valore, dobbiamo dire, non della famiglia, ma delle famiglie, che sono ormai in tutto il mondo di tanti tipi. Se la Befana vuole dire 2 parole, le tengo la scopa. Ah, la tiene lei? Teniamo la scopa. Allora, io come Befana, un po' tremolante da Befana, soprattutto con qualche dente in meno, dai Befana, non essere timida. Parliamo normalmente. Allora, io come Befana delle Libertà sono arrivata oggi qui per portare solo carbone ai nostri politici, non a tutti i politici, perché abbiamo qui Rita Bernardini che ha fatto e sta facendo un buon lavoro, come tanti altri parlamentari, sicuramente tutti radicali e anche di altri schieramenti. Le mosche bianche ci sono dappertutto. Ho portato il carbone proprio per i diritti civili che mancano in questo paese. Diritti civili di cui se ne ha un'urgenza, come si ha urgenza verso tanti altri fronti, ma soprattutto un'urgenza che riguarda l'intimo delle persone, diciamo le persone e i sentimenti delle persone. In questo paese ci sono tantissime coppie che non sono legittimare a fare una vita come le coppie eterosessuali, ma non solo nella vita di coppia attraverso il matrimonio eccetera, ma penso ad esempio all'adozione, quando una persona non può adottare, quindi ci sono in questo paese che sono costretti a restare in istituti quando potrebbero avere famiglie che li accolgono, fatte da omosessuali ma anche da persone single, come succede in tantissimi altri paesi. Per questo, per le unioni civili, per una riforma complessiva del diritto di famiglia, sono qui a portare questo carbone, sperando di non doverlo portare il prossimo anno. Grazie Befana.